Shannon. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Clepto Addicted. E siamo, come avete potuto già vedere, con il nostro Tommaso, che si è appena trasferito, vabbè, immaginiamo già da qualche giorno, ad Oasis Springs. Vi ricordo che il nostro vuole intraprendere la carriera da scienziato. Ancora non ha, magari immaginiamo che anche lui abbia inviato il curriculum e stia aspettando una risposta. E questa è la sua piccola casetta. Ragazzi, piccolina, ma ha tutto quello che serve per il momento. Tranne sto buco cosmico qua, perché la stanza qui è aperta, vabbè. Tralasciando questo dettaglio, ragazzi, a parte questo, sì, devo dire, non mi dispiace per niente. Qui fuori possiamo allestire uno spazietto, poi un domani, chissà, vedremo. E quindi sì, Tommaso ad Oasis Springs, ragazzi. Allora, direi di iniziare una carriera. Immaginiamo che... Oh! Fortuna che, anche se non ho il computer, posso vedere le mail dallo smartphone. Bene, caro, sì. Perché è arrivata effettivamente, ragazzi, un'email. L'email che gli conferma, ragazzi, che ha ottenuto il posto. Quindi, scienziato, chiamata per tutti i cervelli. Sei un tipo smanettone che aspira un giorno a indossare un cappello di carta stagnola? No. E ad arredare il proprio studio con enormi serbatoi effervescenti? Uno scienziato che dimostri di avere abbastanza materia grigia per cambiare il mondo come lo conosciamo può sbloccare nuovi abiti, come il cacciatore di UFO, ecco questo è carino, o oggetti come un appariscente laboratorio di chimica per elaborare nuove invenzioni e nuovi sieri. Ebbene sì, ragazzi, 39 Simoleon l'ora, dalle 10 alle 19, bello mio, ti tocca, via! E dopo tanto, ragazzi, penare, perché, insomma, i figli di Ilaria hanno penato tanto comunque, ragazzi, no? Per arrivare fin qui. Parte già ovviamente con la carriera a livello 3, perché ha inviato il suo curriculum, quindi comunque hanno visto che è un tipetto preparato, no? Che si è dato molto da fare. Sale di livello in comicità, ma perché, tesoro? Ma anche no, noi dobbiamo lavorare, sì, sei un sim rinascimentale, ma ora con calma, un punticino di logica in qualche modo ce la faremo. Hai 7000 Simoleon. La casa è di una tristezza inaudita, ragazzi, è vero, però come dire, no? Va bene. Su, per lui va bene. Quindi cosa dobbiamo fare, caro mio? Per il lavoro, realizzare 6 scoperte. Le scoperte scientifiche possono verificarsi praticamente in qualsiasi momento in cui gli scienziati sono in stato contemplativo, per esempio mentre fanno giardinaggio, leggono o eseguono esperimenti. Ecco, io per esempio, ragazzi, lui ce lo vedo a sviluppare l'abilità di giardinaggio. Perché? Perché magari per i sieri, no? Può essergli utile. Quindi magari qui all'esterno un bel giardinetto, ragazzi, io ce lo vedo proprio. Quindi facciamo una bella cosa, caro mio. Dove sta? Ecco, vieni qui. E magari possiamo... acquista dei libri prima di tutto. Perché io vorrei, ragazzi, in realtà anche che lui acquistasse dei libri sulla logica. Abilità. Visto che per il momento non abbiamo altro a disposizione, andiamo sulla logica, almeno il volume 1, ma sì, per ora solo il volume 1, dai, e al massimo anche un po' di giardinaggio. Prendiamo questi per ora. Allora, intanto potresti andare in bagno, perché potrebbe arrivare a breve il comitato di benvenuto. Fai una doccia riflessiva, perché da oggi in poi tu vivrai solo di docce riflessive, caro mio. Mentre noi diamo uno sguardo un po'... Oh, ragazzi, ma guardate! Guardatelo! Il nostro Jacopin de Jacopinis. Salve, cara, come va? Tutto bene? È una giovane adulta, Giada Farina. Che carina che è! Ma molto! Caro, fermo lì, fai una presentazione garbata. Vieni a fare una presentazione garbata, dai, presentazione garbata. Io sono ansiosa, ragazzi, di accompagnarlo nel suo primo giorno di lavoro, quindi... Fra quanto devi andare? Fra 15 ore, oh, forza, dai, voglio essere ottimista non c'è molto tempo, insomma, da... non passa molto tempo, ecco. Giada, ma dobbiamo proprio rincorrerti per tutto il mondo? Cioè, per tutto Oasis Springs, dove però stai andando, vorrei tanto sapere. Capisco che a lui piaccia fare attività fisica, cara, però così esageriamo. A piacere, io mi sono appena trasferito, sono nuovo. Oh, ma davvero? Non ditemi, ragazzi, ho visto uno strano scintillio. Beh, sì, sono appena tornato dalla biblioteca, ho preso qualche libro. Prestito sa, sono uno scienziato. Lei invece di cosa si occupa? Uno scienziato, ma davvero bellissimo. Io invece sono ancora alla ricerca di un lavoro, non avevo dubbi. Beh, io vedrà, lui l'allegra, vedrà che molto presto troverà la sua strada. E meno male. E lui è mio figlio, già sta facendo colpo. Caro, ti prego, non dire così. Quindi cerchiamo di... No, non so cosa ho fatto, ragazzi. Ma che t'arrivederci, dobbiamo... Ma che t'arrivederci, via, dobbiamo cercare di conoscerla. Chiedi di passare del tempo assieme, perché io volevo quantomeno, ragazzi, un attimino, no? Conoscere i suoi tratti. Perché sembra molto molto carina, però... Complimento sincero. Beh, uno scienziato, sei talmente giovane, posso darti del tu, vero? Ma certo, con un sorriso così bello. Certo che puoi darmi del tu. Comunque sì, sono un uomo di scienza. Eh? Ma veramente, non l'avrei mai detta. Con la testa calda, probabilmente non ha un lavoro per questo, caro mio. Perché magari, no, è una che si infiamma subito, mettiamola in questo modo. Però sono curiosa, mi incuriosisce questa Simmina, ragazzi, perché è particolare. Quindi fai un'altra conversazione profonda con lei. Vedete, guardiamola un po' più da vicino, magari non così. È carina, vero? Sembra molto carina. Vediamo se riesco, ragazzi, perché... Sì, ha la faccia da cucciolotta, non lo so, mi piace. Comunque non ci vuole una scienza per capire che una come te andrà lontano, sicuramente. Oh, dei bambini, ma che meraviglia, tesoro, ma sei proprio uno spettacolo. Cucciolotta un par di pere. Però nel frattempo, ecco, sì, è un caso proprio da analizzare, caro mio. Beh, sai, io non amo molti bambini. Ah, ma davvero? Eppure avrei detto che... Non lo so, pensavo fossi un insegnante. Ti avrei visto bene come insegnante. Io, ma figurati, li detesto. Ah, bene. Lo dici con un sorriso sincero, mi fa piacere. Comunque ora devo tornare ai miei libri. È stato un piacere conoscerti, eh. Beh, non perdi tempo a prendere mosche, vedo, eh. No, sai, poi anche i miei scavi mi portano via moltissimo tempo. Porca pera, ragazzi, altro che tanto carina, un pero. Allora, dunque, mi sono persa a casa mia. Fermi tutti, è laggiù, ok. Ragazzi, inquietante quella tizia, vi giuro, ce l'aveva qualcosa di strano. Oh, iniziamo già bene col lavatore qua. Lilith, tesoro, va bene, caro, dai, vieni a fare una presentazione garbata, perché... Ma l'abbiamo conosciuti poi, ragazzi, tutti imparati, tutti tratti. Oh, dei bambini, snob e testa calda, ragazzi, è proprio da abbattere, io ve lo dico praticamente. Cioè, ma dai... Proprio non fa per... Non sembrava proprio, ragazzi, l'apparenza inganna davvero. Quindi mentre il nostro torna a casa, neanche a farlo apposta, ragazzi, c'è qualcuno che lo attende, no? Perché sì. E lui non ha la minima idea di chi sia questa bellissima donna. Però rimane come incantato. Sa, sono un artista e passavo da queste parti. Ma lei è veramente un artista? Sì, fosse interessata ai miei quadri. Ci metto tutta me stessa, do proprio il sangue sulla mia arte, per la mia arte. Lui, ah, davvero? Sì, sì, che bello, esordiente presso l'altra squadra sportiva. Mi dedico anche sia all'attività fisica, sai, un'altra mia passione. Bene, ok. Caro mio, ho un'angoscia all'idea che questa sia entrata in casa tua. E lui la invita proprio serenamente. Vuoi sbranartela, cara? Guarda. Guardate l'astio, ragazzi. Oh mio Dio. Cioè, stai marcando il territorio peggio di un gatto, tesoro. Bene, ok, abbiamo capito, no? Il nostro deve, insomma, su via. Facciamo le cose per bene. Fai una doccia riflessiva, caro. Comunque accomodati, io mi assento solo un secondo. Sai, mi sono trasferito da poco e non ho ancora avuto tempo di usare neanche il bagno. Cambia aria, guarda cara, o ti tiro la tela, una tela in faccia. E lei, beh, bella, vacci piano, capito? Ti investo con la macchina, anzi, prendo proprio un aeroplano e ti ci investo, capito? Sei proprio da immondizia, tesoro. L'uomo che parla, sto vecchio dinosauro. Beh, dire vecchia a lei quando tu avrai 800 miliardi di anni, tesoro. Scommetto che ancora te la fai addosso, vero ragazzina? Eh? Sei una palla al piede, si vede lontano 1 chilometro, è uno scherzo. Quindi stai lontana da questa casa, capito? Questo è il mio territorio. Oh, mi fai ridere, vecchia strega. Questa vuole veramente fare una triste fine, lo so tesoro, hai ragione. Ti capisco, effettivamente ti capisco. Ragazzi, qua già si mette male, io ve lo dico. Leggi qualcosa di... Ecco, leggi un libro di logica, perché... Signore, su via, non litigate. Certo, ma questa che ci fa in camera mia? Non è una camera, non c'è la porta. Quindi può tranquillamente essere preso per un divano, effettivamente, sto posto qui, ragazzi. Scambiato per un divano. Fra quanto vai a lavorare? 11 ore, beh, c'è tempo, dai. Possiamo ancora intrattenerci un pochino qui con Lilith e la pazza. È un caso umano che va studiato, caro, Eureka, evviva ragazzi, dai, io speravo proprio tanto nelle scoperte di Tommaso, non dico tutte prima di andare a lavorare, però sicuramente la metà o anche di più. Quindi regalami questa gioia, bello di casa, perché sono sicura che tu puoi regalarmi questa gioia. Dai, siamo già a 3 scoperte ragazzi, Inizia a essere stanco, però può farcela ancora. Oh, perfetto. Dobbiamo conseguire livello 3 di logica e finisci di leggere 3 libri. Cappero, ma vai velocissimo. Stai già pensando ai figli, tesoro. Lascia fare, se ne sono andate via. Pensa soltanto a fare le scoperte, perché così tra poco vai a dormire e partiamo già bene, insomma, no? Sarebbe una... proprio, ragazzi, fantastico se riuscisse a farle tutte e 6. Come stai messo qua con la stanchezza? Dai, puoi farcela. So che puoi. I figli di Ilaria, ragazzi, danno sempre proprio il top. Ok, vai a dormire, caro, non preoccuparti. E se ne sono andate. Ora, ragazzi, la prima tizia è inquietantissima. L'altra pure proprio una vampira. Direi che non abbiamo proprio iniziato con il piede giusto, però vabbè, dai. Quindi riprenditi, caro mio, perché volevo provare a... Ecco, visto che devi andare al lavoro fra un paio d'ore, quello di aver ottenuto quello splendido lavoro, credo che andai alla grande. Grazie, cara, una mamma dolcissima. Intanto venditi sta roba. Venditi anche questo, perché non devi farci niente. E rileggi, dai. Dai, finisci di farmi questa... Lo so che hai fame, mangerai lì, dai. Promesso. Niente, mi sa, Sì, ragazzi, ce l'ha fatta. Direi che a questo punto noi ci vediamo al lavoro di Tommaso, perché partecipiamo sicuramente. Sperimentazione del giorno. I laboratori se in futuro ti danno il benvenuto. Dovrai lavorare parecchio per svolgere esperimenti essenziali, fare ricerche su nuove tecnologie e magari interagire con vite aliene. Il tuo compito è sfruttare un potente equipaggiamento scientifico a fin di bene, o almeno speriamo. Ti diamo di nuovo il benvenuto. Oh ragazzi, ma che soddisfazione, guardate quanto è figo il nostro Tommaso, bravo caro, bravo. Allora, chiedi un cristallo a un collega, armeggia con un computer e inventa la lampada a sospensione. Allora, innanzitutto vieni qui, perché direi che... Tetsu Mori, ok, vieni a presentarti, fai una presentazione garbata. Lo Smanet Show, lo so caro, ma tu ora stai lavorando. Perché ragazzi, comunque io immagino, sinceramente Tommaso molto... una persona comunque molto socievole, no? Molto alla mano con tutti. Quindi sicuramente, eccolo, ci tiene a fare amicizia. Allora come va? Tutto bene? Io, vabbè, non a sti livelli magari, però vabbè. Presentazione garbata anche con Kira Ramesh. Fateci vedere Kira. Kira cara. Kira cara, ragazzi, non sciogli lingua, ma che è? No, vabbè, vieni, basta stare. Parla del tempo un altro giorno, perché devi anche lavorare. Hai fatto tutte e sei le scoperte, non è il caso ora di prenderla alla leggera. Quindi abbiamo incontrato Kira, che brilla anche lei di luce propria, ragazzi. È una bellezza. Qua c'è qualcuno? Perché bisogna scovarli questi, eh. Non è facile, ragazzi, non è facile. Allora, dunque, qua non mi sembra di vedere nessuno, quindi iniziamo a chiedere a lei un cristallo. Vediamo un po'. Ma chiedete lo stipendio subito, no, dai. Amichevole, chiedi un cristallo e poi armeggerai con un computer, perché sta proprio qui, caro mio, quindi bisogna armeggiare. Chiacchiera con Kira, va bene. Eccoli, un quarzo, va bene cara, grazie. Complimentati per l'abito, ti sta proprio bene quella, comunque quella divisa, Kira. Beh, sei in vena di complimenti. Magari immagino, no ragazzi, che si sia già presentato in laboratorio, magari abbia già conosciuto un po' tutti, perché ha una certa confidenza grazie alla presentazione garbata. Spettegola sui colleghi, prendi un campione di DNA da un sim. Allora, aspetta, prendiamo un campione di DNA. Tanto ti offri, vero cara? Sembri molto, come dire, disponibile. Potresti darci un campione di DNA? Beh, sì, sai, ho comprato delle scarpe nuove, sono di ottimo umore. No, non alta i tamburi nel cervello, tesoro, non ti preoccupare. Posso? Beh, oddio, no, sai, non me la sento. Sono contro la sperimentazione umana. Beh, cara, direi, non è per quello. Mamma mia, lasciamo stare. Vieni qui che con lui ti sei già abbracciato, magari. No. Dai, chiedi un campione di DNA. La tizia qua non capisce un pero, così poi puoi spettegolare. Anzi, fai una cosa, prima spettegola con i colleghi e poi chiederemo spettegola sui colleghi e poi chiederemo questo campione di DNA, ragazzi. Magari, come dire, no? È un po' più propenso a donarci il suo DNA. Senti, dimmi un po', Tetsu, ma quella Kira, ma è una ghiottona, vero? Ma hai visto quanto mangia? E lui, beh, guarda, io nascondo il mio pranzo. Sì, siete proprio carini, ragazzi, entrambi molto. Quindi? Va bene, sì, dai, perché no? Per la ricerca questo è altro, ecco, l'ha capito lui, ragazzi, che sta alla reception, quindi voglio dire. Chiedi un metallo a un collega. Allora, lei è buona soltanto per quello. Io ho saputo dell'amicizia con Giada Farina, è piuttosto in gamba, davvero? È una teppista, tesoro, non lo so. Vabbè. Qua sotto? C'è qualcuno? No, ragazzi, sono solo in tre, possibile? Di solito c'è il mondo qua, forse al piano di sopra. Scusate, ma io al solito mi perdo. C'è qualcuno qui? No, non mi sembra di vedere nessuno. Niente da fare, ragazzi, non c'è un'anima, sono solo loro, quindi pazienza, che dire pazienza. Allora, dunque, caro mio, devi inventare qualcosa, dai. Vuoi analizzare un cristallo prima? Analizza una collezione? Quarzo, dai. Basta chiacchiere però, caro, vai. Perché insomma hai faticato tanto, ora vogliamo vederti all'opera. Oh, vai, concentrato, mi raccomando. Sei concentrato, sì. Non farti esplodere qualcosa in faccia, perché non è proprio il caso. È perfetto per questo lavoro, ragazzi. Ha faticato tanto, ma alla fine ora sembra posseduto, con tutti i movimenti così velocizzati, però non lo è. Oh, e anche raggiunto il livello 3 di logica, bello di casa, bravo. Ho saputo l'amicizia con Giada Farina, ma senti, l'arresti visto che tu puoi, per favore, Dì la verità, è scappata da una cella, perché non è normale quella donna lì. Allora, dunque, chiede un metallo a un collega, analizza un cristallo. Abbiamo finito di analizzare il cristallo? Ok. Sperimento nel laboratorio di chimica? No, vorrei che inventassi qualcosa. Quindi invento un dispositivo. Lampada a sospensione, vai. Questo sarà il tuo migliore amico, mio caro. Un'ematite, va bene, ok. Però ragazzi, che concentrazione. Oh, forza. La tua prima invenzione. Mamma mia, sono emozionata. Non è come quando a casa facevi esplodere il laboratorio di chimica, magari, no? Questa è una cosa seria, ragazzi. Chi è? Garbato è bello, lo so, caro. Devi anche andare in bagno, mangiare qualcosa. Non ti preoccupare. Vedete, parlano un linguaggio che è solo loro, ragazzi. Ecco, qualche esplosione c'è, ma speriamo nulla di grave. L'abbiamo inventata, sta cosa? Oh, ho inventato la lampada a sospensione! Che bello! Il conservatore di slancio, no, per il momento imposta il colore della luce. Viola, dai. Anzi... verde, perché lui, sì, lo vedo, tipo da lampada verde. Oh, nell'inventario, bravissimo caro. Quindi direi che a questo punto magari puoi anche concederti, visto che la giornata obiettivamente è andata benissimo. Vai in bagno e poi sali su a mangiare qualcosa, perché direi che è il caso. Però che sano, ragazzi, ci sono veramente pochissimi colleghi. Veramente pochi, sì. Compra uno spuntino, bevanda gassata no, dolcetto no, pasto precotto. Ma sì, un pasto precotto, no, un tramezzino, dai, la vedo una cosa un po' più decente, sinceramente, rispetto magari a un pasto precotto. Caro, quando vuoi noi siamo qui, ti aspettiamo. Lavati le mani, mi raccomando, non farmi fare brutte figure. Tommaso, devi uscire dal bagno, cioè, l'hai capito? Ok. No, perché non vorrei mai pensassi che questa è la tua nuova casa. Vai, su. E quindi devo dire che come primo giorno, ragazzi, è andato più che bene. Però, si sanno, all'inizio è una passeggiata, diciamo. Poi il difficile arriva andando avanti. Ma direi che possiamo essere soddisfatti. Caro, mangia, goditi il tramezzino, che è un aspetto niente male, devo dire. Vai, siediti. Vuoi mangiare in piedi come i cavalli? Dai. Quando vuoi, caro. Oh. È un po', ragazzi, giù il nostro Tommaso, Forse perché si è felice per il lavoro, però... avete visto quello sguardo un po', no? Dai, dell'amicizia con Tetsu, sì, vabbè. Perché comunque ha capito di avere a che fare con una pazza. Cioè, ha detto, ma perché di tante proprio una pazza dovevo incontrare il primo giorno che mi sono trasferito qui? È una domanda che si pongono molti, tesoro, non ti preoccupare. E direi che a questo punto, visto che hai fatto quello che devi, finisci di leggere 3 libri. Puoi leggere qualcosa qui? Non so se fai in tempo, però dai, leggi qualcosa. Ti siedi qua e leggi. Comunque è sempre studio, ragazzi, No, prima dovevi prendere il libro. Mamma mia, ragazzi. Non perderti così. Cosa stai leggendo? Cosa hai preso qua? Che è sta roba? Il granaio della crisi. Beh, certo. Ci credo, caro mio, ti ha mandato in crisi quella lì. È una donna mistica, effettivamente. E abbiamo, a parte quest'altra donna un po' mistica, che ecco la faccia, ragazzi, non lo sa. Cosa stai mangiando? Non lo so, questa espressione infelice, che è successo? Cosa stai mangiando? Beh, il dolcetto magari non ha un aspetto proprio fantastico. A parte sti due non c'è un'anima, il che è molto triste. Però vedi, potevo mandarti qua a raccogliere queste, le campanule. Non era male come cosa. Vabbè, magari la prossima volta, dai. Ma la prossima volta iniziamo a lavorare sull'orticello. Adesso volevo, magari vorrei cercare di andare un po' avanti con la l'aspirazione più che altro. Quindi magari leggiamo 2 libri ancora, non ce la farà mai adesso. Comunque ho guadagnato 457 Simoleon, ragazzi. Direi di tornare a casa a leggere questi 2 libri e poi concludere l'episodio. Giorgia, ragazzi, ti va di passare il tempo assieme stasera a scogliera? Ma tesoro, non ce la fa, si butta di sotto dalla scogliera se viene conciato così. No, non è il caso, dai. Deve leggere giusto un paio di libri, ragazzi, e poi possiamo... Vorrei comunque, ecco, che riuscisse a concludere perlomeno il primo step della sua aspirazione. Non so se ce la farà, perché sta veramente messo male, però... infatti, magari fatti un pisolino, caro, e poi ritentiamo. Comunque devo dire, ragazzi, che sono piuttosto soddisfatta. Ora io, con il nostro Tommaso, ho in mente un progetto che non vi svelo subito, perché sapete il nostro è uno scienziato, no? Quindi... ha diversi interessi, oltre al fatto poi di essere, come potete vedere, un sim rinascimentale. Quindi ce l'ha proprio, fra virgolette, è proprio nella sua natura, ragazzi, andarsi a impelagare con più cose possibili, mettiamola in questo modo. Volerne sapere sempre di più, ecco, leggi. Questo sì che ti manda in orbita, ragazzi, è una battuta tristissima, però sì. Dovevo farla. E quindi piano piano capirete... qual è un grande interesse del nostro Tommaso? Tutto quello che è un po' mistico, diciamo, ecco perché si è avvicinato alla tizia. Probabilmente aveva capito già solo guardandola che era una tipa mistica, ragazzi, il che spiegherebbe tante cose. Poi leggi l'ultimo libro. Cattura la preda, sì, dai, quello che vuoi, basta che leggi, caro. E quindi con il nostro Tommaso, ragazzi, che è qui intento a leggere questo libro, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo accompagnato il nostro Tommaso al primo giorno di lavoro e se l'è cavata più che bene. Ha già fatto la sua prima invenzione, le 6 scoperte sono state fatte, quindi fra 7 ore andrà al lavoro e io mi auguro che molto presto, ragazzi, assisteremo anche a una promozioncina, perché lui, come potete vedere dai suoi capricci, ne vuole una. Poi io vorrei dare una, ragazzi, una sistemata a questa casa, perché sinceramente non mi piace granché. Quindi magari ditemi voi se devo cercarne un'altra o se dobbiamo lavorare su questa. Un po' la stessa richiesta che vi ho fatto la scorsa settimana, diciamo nello scorso video, per Giorgia. Consegui il livello 4 di un'abilità. Che bello. Ti manca un pochissimo per raggiungere già lo step successivo. Ma in questa aspirazione, in pratica, poi, che cosa bisogna fare? Onnisciente prevede il livello 5 di 5 abilità e raggiunge il livello 3 in 2 carriere. Raggiunge il livello 3 in 3 carriere e il livello 8 di 6 abilità. Va bene, ci lavoreremo. Per quanto concerne le carriere, ragazzi, magari si licenzierà, ecco, all'inizio. Cioè già a livello 3, quindi magari poi cambierà un'altra carriera. Ora vediamo comunque, perché farlo andare tanto avanti per poi doverlo far ricominciare da capo non mi sembra una scelta saggia, diciamo, ecco, mettiamola così. Comunque, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate, iscrivetevi, ragazzi, e campanelline attive. Voi ormai lo sapete. Quindi io vi auguro come sempre un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento che guarderete questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo primo giorno di Tommaso e soprattutto, secondo voi, quali sono questi interessi di cui vi accennavo prima. Sono curiosa un po' di sapere, no, le vostre congetture, cosa pensate, ecco. Vi abbraccio forte sul Soul Sinners. e non